Ciao, benvenuto, se sei nuovo o bentornato qua su Vita da Pizza Chef. Nel video di oggi andiamo a continuare la serie in cui parliamo dei fondamentali componenti all'interno di un impasto. Abbiamo parlato nei due primi video di farina, nello specifico tipologia di farina e forza della farina, vale recuperare se ancora non li hai visti. Oggi parleremo di acqua, anzi, nello specifico, di idratazione di un impasto. Partiremo come sempre dalle basi, cercheremo di capire a cosa serve l'acqua, quali sono, se ci sono, acque migliori di altre per la realizzazione di un impasto, gli effetti, per l'appunto, all'interno di un impasto, e poi vedremo che cos'è che cambia avere un'idratazione più o meno alta e anche il ruolo più o meno importante della temperatura all'interno dell'impasto. Insomma, toccheremo diversi argomenti, sarà un video un po' lunghetto, quindi mettetevi comodi e prepariamoci a cominciare. Prima di iniziare, chiaramente ti ricordo di iscriverti al canale, se non l'hai già fatto lascia un mi piace al video sulla fiducia, perché di qualcosa dobbiamo anche fidarci così a priori, e ti ricordo anche di attivare la campanellina in modo da non perderti ulteriori video di questo tipo. E adesso cominciamo. Prima di tutto cominciamo dalle basi. Quale tipologia di acqua devo utilizzare per impastare? Sappi che non c'è nessun segreto, cioè per l'impasto va bene l'acqua purché sia potabile e pura, non deve essere sporca e deve esserci, cioè, te la puoi bere senza problemi. Semplice semplice, non ci sono altre regole particolari. Quindi va bene sia l'acqua della rete idrica, va bene anche l'acqua in bottiglia. Se vuoi risparmiare ti consiglio di utilizzare l'acqua della rete idrica, se per qualche ragione l'acqua della tua rete idrica non la puoi utilizzare, va bene l'acqua in bottiglia. Non ci sono veramente regole particolari, anzi l'unico appunto lo possiamo fare sulla durezza dell'acqua, che è un parametro che possiamo dire classifica le acque in base al loro contenuto di sali disciolti, per farla molto semplice, e questo è un parametro che in realtà a livello scientifico può influenzare l'impasto. La buona notizia è che a livello italiano in media non ci sono acque che non permettono di realizzare un impasto, quindi acque troppo dure o troppo dolci, poi ci sono alcune realtà dove questo accade e come vi ho detto basta utilizzare l'acqua in bottiglia. Però tuttavia non è un parametro di cui preoccuparsi perché si può anche correggere eventualmente ad esempio col sale, quindi andrà a mettere più o meno sale all'interno di un impasto. Se siete interessati a questo, ne ho già parlato in un altro video, andatevelo a vedere, perché non posso parlare in questo video, perché sennò dovremo allungarlo di altri 20 minuti. Quindi, se siete interessati al video sulla durezza dell'acqua, sulla qualità dell'acqua, diciamo, ve lo lascio qua in descrizione, andatevelo a vedere. Ancora, prima di andare a vedere che cos'è l'idratazione e come viene calcolata in panificazione, vi ricordo che non esistono acque speciali, cioè non esiste l'acqua di Napoli che è migliore dell'acqua di Roma, l'acqua frizzante non è migliore dell'acqua naturale e l'acqua di mare depurata non è migliore di altre acque. Ricordatevelo, le acque speciali non esistono, l'unico parametro, se vogliamo proprio essere pignoli, è appunto la durezza. Come vi ho detto prima. Detto questo, andiamo ora a parlare di idratazione di un impasto e come viene calcolata in panificazione. Il calcolo dell'idratazione in panificazione, per chi già lo conosce, è un qualcosa di banale, ma per chi non è del settore può creare un po' di confusione. E questo ve l'assicuro, lo leggo anzi spesso in molti commenti. In panificazione, per comodità, quando parliamo di idratazione, ci riferiamo alla concentrazione di acqua espressa in termini percentuali in base al peso della farina. Detta così sembra molto complesso, ma è molto semplice. Quando sentite dire che un impasto è, ad esempio, idratato al 60%, significa che su quella quantità di farina dobbiamo calcolare il 60% e avremo quanta acqua viene messa per chilogrammo di farina o quanta acqua c'è in quell'impasto. Quindi, se io so che un impasto è idratato al 60%, vado a fare, ad esempio, per un chilo di farina il 60% mi dà 0,6, quindi 600 grammi di acqua corrispondono a un'idratazione del 60%. E così via. Perché utilizziamo questo metodo di calcolo? Lo prendiamo da quelli che sono i panettieri, perché la scuola dei pizzaioli in realtà faceva in altro modo. Infatti, nella scuola napoletana il calcolo dell'idratazione di un impasto veniva effettuato al contrario, viene tuttora da alcuni. Cioè si partiva dall'acqua, perché era un metodo appunto di impastamento dal quale si iniziava dall'acqua, per poi andare ad aggiungere la farina. Quindi si parlava di chili di farina su litro d'acqua. Il contrario, insomma. Utilizziamo questo metodo per il calcolo della percentuale perché è molto comodo e non dà spazio a errori. Cioè, a me basta sapere qual è la percentuale di idratazione per replicare lo stesso impasto. Ok? Quindi semplice da utilizzare e facile. Ricordatelo, non dimenticatelo, così noi panificatori in tutto il mondo siamo in grado di capirci senza nessun problema.
Detto questo, ora chiediamoci quali sono gli effetti dell'idratazione, quindi di una maggiore o minore concentrazione di acqua all'interno di un impasto. Essenzialmente possiamo riassumerli in tre punti fondamentali. Il cambio della struttura o consistenza del nostro impasto, il cambio della struttura e della consistenza sul prodotto finito e quelli che sono gli effetti sulle reazioni enzimatiche e sulla fermentazione. E ora li andiamo a vedere tutti e tre nel dettaglio. Andiamo! Questo primo concetto è abbastanza semplice da capire, cioè il fatto che l'acqua interagisce in qualche modo con la struttura del nostro impasto. Ce ne possiamo accorgere quando andiamo a impastare. Insomma, pensate alla differenza che c'è fra un impasto in cui andiamo a mettere molta acqua e invece un impasto in cui ne andiamo a mettere di meno. Qual è la differenza che salta subito all'occhio? Che uno risulterà più morbido, più maneggevole dal punto di vista di come lo possiamo, diciamo, manipolare, ok? Più facile da manipolare fino a un certo punto, mentre l'altro, quello con meno acqua, risulterà più duro, più difficile da lavorare. Questo perché? Perché dobbiamo ricollegare tutto a due caratteristiche fondamentali degli impasti lievitati, chiaramente contenenti glutine, che sono la estensibilità e la tenacità, concetto molto importante che dobbiamo capire, soprattutto se vogliamo andare avanti nel comprendere questo argomento dell'idratazione. Essenzialmente tenacità ed estensibilità sono i due valori in cui si gioca a livello di panificazione quando si realizzano gli impasti. Provate a pensare la tenacità come la capacità dell'impasto di resistere agli stress meccanici, quindi quando io cerco di lavorarlo un impasto duro che tende appunto a porre resistenza. Viceversa l'estensibilità è proprio il contrario, è un impasto che quando cerco ad esempio di tirarlo si allunga senza problemi, ok? Quindi vedete queste due misure in questo modo e sono fondamentali e le troviamo in tutti gli impasti lievitati. Attenzione qua, ricordatevi che non esiste un impasto che è solo tenace o solo estensibile. Queste due misure è come se fossero due leve, ok? Una può essere tirata di più, quindi può esserci più tenacità in un impasto e meno estensibilità e viceversa, ma sono sempre tutte e due presenti all'interno di ogni impasto. Uno dei modi che abbiamo di controllare queste caratteristiche dell'impasto è appunto l'idratazione, e questo è legato al glutine. Infatti maggiore è la concentrazione di acqua che c'è all'interno di un impasto, quindi più acqua andiamo a mettere, più facciamo sì che l'estensibilità aumenti a sfavore della tenacità. Viceversa, meno acqua andiamo a mettere, maggiore sarà la tenacità rispetto all'estensibilità. Quindi un primissimo effetto che ci dà l'idratazione in un impasto è il cambio appunto della sua struttura, favorendone o l'estensibilità o la tenacità a seconda di quanta acqua andiamo a mettere, considerando chiaramente tutte le variabili del caso e considerando che anche i processi poi successivi incidono su questo. E a questo argomento ricolleghiamo immediatamente quella che è la struttura del prodotto finito per l'appunto, cioè quello che sarà un impasto, una volta che viene finito di impastare, una volta che viene lavorato, si rispecchierà nel prodotto finito. Quindi possiamo dire che impasti con un'idratazione maggiore tendono a rendere appunto il glutine più estensibile e conseguentemente possono dare come risultato prodotti con volumi maggiori e alveolature interne più grandi, quindi diciamo i buchi all'interno del nostro prodotto più grandi, ok? L'alveolatura più grossa, come si dice in gergo. Viceversa, idratazioni minori favoriscono volumi relativamente più piccoli, ma soprattutto alveolature più fitte, più strette. Insomma, essenzialmente maggiore acqua, maggiore sensibilità, possibilità di prodotti più voluminosi e più aperti internamente, meno acqua, effetto opposto. Abbiamo detto anche che l'acqua influenza quelle che sono le reazioni enzimatiche nonché la fermentazione. L'acqua a tutti gli effetti è un acceleratore biochimico, nel senso che tutte le reazioni, o almeno una gran parte delle reazioni biochimiche, vengono accelerate dalla presenza di acqua, dalla maggiore presenza di acqua. E a questo possiamo ricollegare quella che è l'attività enzimatica e fermentativa, quindi dei lieviti, all'interno dell'impasto. Questo avviene perché appunto l'acqua all'interno dell'impasto mobilita poi tutte quelle che sono le varie sostanze, quindi più acqua è presente, più ci sarà capillarità, più punti dell'impasto e della farina potranno essere raggiunti dai vari elementi, quindi gli enzimi raggiungeranno più substrati, il lievito avrà a disposizione più zuccheri e così via. Per questo motivo le reazioni di questo tipo sono accelerate maggiore la presenza di acqua. Quindi possiamo dire in linea molto generale, sia chiaro, che a parità di impasti, quello che ha idratazione maggiore può avere appunto reazioni enzimatiche più veloci e fermentazione più veloce. Questo si traduce in un impasto che arriverà prima al punto di collasso nel caso della sovrafermentazione, ma anche ad un impasto che tenderà a perdere la sua struttura ottimale più velocemente a livello proprio di conservazione dell'impasto rispetto ad un impasto meno idratato.
Anche per questo gli impasti molto idratati sono più difficili da gestire anche nella loro conservazione, hanno una shelf life a livello di impasto, dico, più breve rispetto a impasti meno idratati, che invece possono essere conservati a lungo mantenendo la struttura per più tempo. Ora chiaramente ti starei domandando, ok, ma come faccio a sapere quanto idratare un impasto? Su quali parametri mi dovrei basare? Ne parliamo subito, però se sei arrivato a questo punto del video, prima di tutto fammelo sapere con un commento e ricordati, se non l'hai già fatto, di lasciare un mi piace, di iscriverti al canale che, lo ripeto, per me è davvero fondamentale. Fatta questa piccola parentesi, prima di dirvi un po' quali sono i punti su cui possiamo focalizzarci per scegliere l'idratazione di un impasto, parliamo un attimo di, molto velocemente, di quelli che sono gli elementi che assorbono l'acqua all'interno dell'impasto, all'interno meglio della farina. Primo elemento fra tutti è chiaramente il glutine, non tanto per capacità di assorbimento, cioè anche per quello, ma soprattutto per la sua presenza. Il glutine è molto presente soprattutto nelle farine per panificazione, nelle farine di grano tenero, e questo è il componente principale che permette alla farina di assorbire acqua. Tant'è che il glutine poi, se avete visto i video precedenti, sappiamo che si ricollega anche al W in specifiche farine. Quindi farine capaci di sviluppare più glutine, solitamente contenuto proteico maggiore e W più alto, quindi farine di forza, permettono di assorbire più acqua rispetto a farine più deboli. Un secondo fattore che permette di assorbire acqua alle farine sono le fibre, che sono contenute nelle parti cruscali, quindi nella buccia del chicco di grano. Chiaramente le fibre le troviamo molto scarsamente nelle farine bianche 0 e 00, ma le troviamo, man mano crescendo, nelle farine tipo 1, tipo 2 e integrali. In queste farine la crusca ha un discreto potere di assorbimento ed è per questo motivo che, a parità di farina bianca di base, nelle farine ricostruite, si parla di idratazione di capacità di assorbimento maggiore. Quindi queste farine, solitamente per avere risultati simili alle farine bianche 000, necessitano di maggiore concentrazione di acqua. Ricordatevelo perché è un fattore interessante. Inoltre c'è un terzo elemento che ve lo dico proprio per dovere di cronaca, mettiamola così, ma noi non possiamo controllarlo, che sono gli amidi. Non tutti gli amidi, attenzione, ma gli amidi danneggiati all'interno di una farina. L'amido, immaginatelo come un granulo, ok, che solitamente ha attorno a sé un involucro che non permette all'acqua di penetrare. Per questo dico che gli amidi integri, cosiddetti, non riescono ad assorbire acqua, mentre quelli che assorbono acqua durante la fase di impastamento in una farina sono i cosiddetti amidi danneggiati, che sono granuli di amido che però sono stati rotti meccanicamente durante la fase di impastamento. Questi hanno un enorme potere di assorbimento e i mulini, chiaramente non noi, a noi non possiamo sapere, non possiamo tenere sotto controllo questo parametro, però i mulini sanno queste cose e ci vanno attenti, perché sanno che una maggiore concentrazione di amidi danneggiati può dare anche l'effetto di maggiore assorbimento in una farina. Tuttavia, c'è anche da dire che in farine forti, farine di qualità, almeno da questo punto di vista dell'idratazione, la concentrazione di amidi danneggiati è relativamente bassa, si parla di percentuali che vanno dal 3 al 6-7%, poi dipende da farina a farina, sono molto basse perché poi una concentrazione troppo elevata di amidi danneggiati tende a dare problemi sia di impasto troppo appiccicoso quando lo si va a impastare, sia problemi nella fermentazione e nella lievitazione, ok? Però ve lo volevo dire così, una chicca. Ora andiamo a capire come possiamo gestire al meglio l'idratazione di un impasto e quali sono i punti su cui dovremmo basarci. Per prima cosa ci tengo a precisare che non c'è un modo, cioè non c'è una formula magica per sapere quanta acqua devo mettere per forza all'interno di una farina, però posso dare dei fattori su cui possiamo basarci per capire meglio questo argomento. Per prima cosa, la cosa su cui dovremmo basarci chiaramente è che tipo di prodotto vogliamo realizzare. Partiamo da quello che vi ho detto prima. Se io voglio realizzare un prodotto che per sua natura abbia degli alveoli fitti, quindi una microalveolatura, e non mi interessa quello che è il volume del prodotto, almeno non a livelli esagerati, probabilmente mi converrà optare per idratazioni minori, relativamente basse. Viceversa, se voglio un prodotto molto aperto, voluminoso e soprattutto con alveoli grandi, mi servirà che quel glutine abbia quel grado di estensibilità. Quindi probabilmente mi converrà optare per idratazioni maggiori. Diciamo che la struttura è uno dei canoni principali che dobbiamo tenere a mente quando scegliamo che tipo di idratazione dare. Secondariamente, l'altro fattore importantissimo, che è fondamentale, che ancora molti non riescono a capire, è che l'idratazione va di pari passo con la farina che vado a scegliere. Cioè, io posso decidere di fare un'alta idratazione, ma
da questo punto di vista devo scegliere una farina che mi possa permettere di realizzare quell'alta idratazione. Per questo motivo qua vi lascio una tabella, ok, che potete utilizzare per avere un'idea, non è la Bibbia, prendetela come tabella indicativa che vi può dare un'idea, soprattutto se siete dei neofiti, per capire bene o male che tipo di prodotto volete fare, che farina utilizzare, che idratazioni andare a utilizzare con quella farina. Poi, chiaramente, il concetto di idratazione è estremamente relativo. Ne abbiamo già parlato nei video precedenti, ne abbiamo accennato, ma lo ripetiamo ancora una volta. Qua vi lascio due esempi. Allora, qua vediamo un impasto idratato al 70% fatto con una farina forte. Notate la struttura. Non sembra neanche ci sia tutta quell'acqua, quindi 700 grammi di acqua per chilo di farina. Questo impasto invece è al 60% di idratazione, però ho utilizzato una farina più debole, un 240 EW. Notate come le differenze sono estremamente marcate. Perché? Perché è relativo tutto al tipo di farina che utilizziamo. Come abbiamo detto prima, maggiore il W, maggiore assorbimento, quindi la stessa quantità di acqua sarà assorbita in maniera diversa da due farine differenti. Per questo non vi impuntate, ricordatevi che la forza della farina non c'entra col tempo di lievitazione, ma c'entra col tipo di struttura che volete dare al vostro prodotto. Quindi voglio una struttura alveolata, un impasto che si apre, che mi dia bolle grandi all'interno, un grosso volume, alta idratazione e farina forte è probabilmente la strada migliore. Un'altra cosa anche che incide sul fatto della relatività dell'idratazione è come si va a trattare quell'impasto. Sempre qua vediamo degli esempi. Questa è la stessa farina idratata in tutti e due i modi al 70%. Perché c'è questa differenza? Perché una è stata realizzata con un prefermento, ok, quindi una tecnica che ha fatto in modo che la sua struttura risultasse ancora più estensibile, mentre l'altro impasto è stato realizzato con metodo diretto. E anche qua quindi possiamo vedere le immense differenze che ci sono in base al metodo che si sceglie. Quindi idratazione in base al prodotto che vogliamo fare, al tipo di struttura che vogliamo dal nostro prodotto, seguita immediatamente dalla farina corretta. Adesso, in chiusura, parliamo della temperatura dell'acqua. Anche questo è un argomento importante e interessante soprattutto, che a volte viene sopravvalutato, talvolta totalmente ignorato. Insomma, non si capisce mai, spesso e volentieri, se bisogna utilizzare acqua fredda, acqua calda, acqua tiepida, non si capisce. Quindi cerchiamo di chiarirlo una volta per tutte. Qual è il ruolo della temperatura dell'acqua all'interno di un impasto? Il ruolo principale, ascoltatevi bene, fondamentale, è quello di essere il regolatore della temperatura finale del nostro impasto. E quindi regolare quella che sarà la successiva fermentazione o velocità di lievitazione. Sappiamo che i lieviti in generale, il lievito di birra nello specifico, maggiore è la temperatura a cui sta, quindi maggiore la temperatura dell'impasto, dell'ambiente chiaramente di riposo che poi viene assorbito, comunque si viene trasmessa all'impasto, maggiore questa temperatura, maggiore sarà il ritmo della fermentazione, quindi un impasto lievita più velocemente. Viceversa, più bassa è la temperatura di un impasto, dell'ambiente di riposo, quello che volete, minore sarà la velocità a cui i lieviti lavorano, quindi la fermentazione viene rallentata. Quindi il primo fattore, quando scegliamo un'acqua fredda, calda, tiepida, temperatura ambiente, come volete, è per definire a che temperatura io voglio che il mio impasto finisca. Ok, quindi se mi trovo in un ambiente estremamente caldo, con 30 gradi, e magari non ho il frigo, non posso utilizzare il frigo, e so che il mio impasto deve stare a riposare 6 ore, 8 ore, probabilmente è meglio che mi vada a utilizzare dell'acqua fredda in fase di impastamento, in modo che il mio impasto finisca a una temperatura relativamente bassa, 21-22 gradi, in modo che possa avere tempo poi per arrivare dopo queste 8 ore alla sua consistenza ottimale e pronto per l'utilizzo. Viceversa se mi trovo in ambienti più freddi. Insomma, questo è il ragionamento che bisognerebbe fare. Insomma, non mettetevi in testa che esistono temperature migliori di altre. Temperatura relativa al tipo di processo che vogliamo utilizzare. Però l'acqua ha anche degli effetti in realtà in fase di impasto sul glutine. Sappiamo che l'acqua più è fredda, più tende a fare irrigidire il glutine e a far sì che questo si formi non completamente, o comunque se si formi in maniera più lenta. Ok, quindi quando andiamo a impastare utilizziamo acqua molto fredda e teniamo la temperatura dell'impasto bassa, per darvi un range di temperatura diciamo sotto i 16 gradi, ok, sotto i 18 gradi, mettiamola così, noteremo che il nostro impasto tende ad essere molto compatto, ok? Quindi questo può aiutarci, ad esempio, quando abbiamo alte temperature intorno a noi, dobbiamo impastare per molto tempo perché dobbiamo inserire molta acqua all'interno dell'impasto. Per questo, per impasti molto idratati, partire da un'acqua fredda può essere molto utile, proprio per tenere la struttura più compatta.
Viceversa, quando utilizziamo acqua a temperatura ambiente, il nostro impasto sta già per qualche minuto a temperature sopra i 20 gradi, quello che ci accorgiamo è che tende a diventare appiccicoso prima. Maggiore poi soprattutto è la concentrazione di acqua, e questo sia chiaro. Per basse idratazioni, questo effetto è trascurabile. Basse idratazioni sempre in relazione alla farina. Ma per alte idratazioni questo effetto diciamo che è abbastanza marcato e può cambiare le sorti di un impasto, ok? Se devo idratare un impasto al 75-80%, a meno che non abbia una temperatura molto bassa nel laboratorio nel quale sto lavorando, mi converrà partire da un'acqua relativamente fredda, in modo da non avere problemi di surriscaldamento eccessivo, che possono portarmi appunto a una struttura troppo appiccicosa e un impasto che tende diciamo a non raggiungere la sua struttura ottimale in fase di impasto al momento giusto e poi con possibili ripercussioni future, anche se a tutto diciamo c'è rimedio. Detto questo, direi che abbiamo detto tutto quanto. Ti è piaciuto il video? Se ti è piaciuto fammelo sapere, perché era un po' che non portavo i video teorici sul canale e ora vorrei davvero riprendere, però ho bisogno di te, del tuo aiuto, più che altro del tuo feedback. Devo capire se questi video ti piacciono o no. Quindi se mi lasci un commento, se ti iscrivi al canale, se lasci un mi piace, capisco che questo genere di video sono interessanti e è un mio piacere continuare a farli, anche perché oltre che continuare questa serie vorrei fare tante altre cose legate al mondo appunto della teoria sulla pizza. C'è ancora tanto da dire e io ho solo diciamo grattato la superficie di questo mondo. Quindi grazie mille per l'attenzione, grazie per essere arrivato fino a qua e ti do appuntamento, chiaramente, come sempre, al prossimo video. Buona giornata.